Salve a tutti amici di YouTube. Il tema di oggi si intitola 5 modi per essere ottimisti. Se vuoi ascoltare l'audio gratuito per aumentare la tua autostima, clicca nel link che ti appare o ti apparirà qui sopra nello schermo oppure qui sotto nella descrizione se non lo trovi. Tutti passiamo momenti in cui siamo più concentrati sul negativo invece che sul positivo. Una volta un mio amico mi raccontò che iniziava a criticarsi da solo perché non riusciva a trovare clienti per la sua azienda e non capiva che cos'è che stava sbagliando. Credeva di andare in fallimento e rimanere da solo, andando poi a vivere per strada. Tutto questo mi fece pensare nell'ottimismo e la fede. Come possiamo essere ottimisti se la nostra mente reagisce come quella del mio amico? Oggi scoprirai come essere ottimista, incluso se la tua vita non procede nel verso giusto. Primo punto fondamentale: immagina come vorresti che fosse il tuo futuro. La maggior parte di noi non ha la minima idea di cosa vuole, però abbiamo una sensazione che ci dice che ci manca qualcosa. Diciamo, visto che sarà troppo difficile sforzarsi per ciò che voglio raggiungere, meglio se mi dedico a qualcos'altro. Questo, secondo te, ha senso? Avere un'idea precisa e chiara di cosa volete vi produce una forte emozione e forza di volontà nell'andare avanti, fino a quando non avrete raggiunto la vostra meta, il vostro obiettivo. Secondo punto fondamentale: muoviti attraverso la paura. Quando ci avviciniamo alle cose a noi sconosciute, oppure al futuro con un desiderio naturale di sentirsi sicuri e controllati, ci facciamo del male da soli. Noi non possiamo controllare il futuro, però possiamo controllare il nostro modo di pensare. Bisogna lasciare che le esperienze del passato spariscano completamente. Non cambierai sicuramente ciò che è già successo, però questo eliminerà il potere che quell'evento ti capiti in futuro un'altra volta. Se non fai la pace con il tuo passato, questo continuerà dandogli forma al tuo futuro. Terzo punto fondamentale: smetti di farti continuamente il lavaggio del cervello. I nostri pensieri sono come incantesimi potenti che dirigono la nostra visione del mondo. Parlare con se stessi e con gli altri di ciò che non puoi fare diventa automaticamente una profezia vera. Se sei sempre concentrato o concentrata sui tuoi fallimenti, sicuramente ti sarà impossibile avere successo e molto meno avere speranza. La prossima volta che vorrai lamentarti per qualcosa che non sei riuscito o riuscita a fare, ricorda che sei tu che controlli i tuoi pensieri. Quarto punto fondamentale: non pensare troppo a ciò che devi fare domani, dopodomani o altre cose che possono farti venire mal di testa allucinanti. Quando ci sentiamo sopraffatti, a volte supponiamo che anche il giorno seguente sarà la stessa cosa. Abbiamo la tendenza a vivere il futuro quando c'è qualcosa che vogliamo evitare nel presente. Rimani nel presente. Devi vivere adesso, pensando al giorno seguente che non risolve assolutamente nulla. Chiediti che cosa posso fare adesso per creare un finale felice. Quinto e ultimo obiettivo: raggiungilo. Quando ti senti troppo stressato o stressata, cerca di fare qualcosa che ti tolga per un po' di tempo i pensieri che hai in testa, un'attività che ti piace tanto fare, oppure può essere qualsiasi cosa, dall'aiutare un tuo amico o amica a fare volontariato, oppure scrivere delle lettere di ringraziamento per qualcuno o qualcuna. Aiutare gli altri ti dà permesso per concentrarti sulle cose buone, connetterti con il mondo ed essere una persona versatile. Ricorda che la felicità la puoi trovare in te stesso, te stessa, incluso nei periodi più bui. Sempre se ti ricordi di accendere la tua luce. L'audio gratuito per aumentare la tua autostima lo trovi qui sotto in descrizione. A presto, un abbraccio, Lorenzo Grandi.